In un certo senso ci sono dei brandelli che possono essere però presi in qua e in là. Cioè, il primo brandello è che dopo avere variamente tentato di vincere le elezioni al Comune di Milano con persone che non erano candidati politici, finalmente si vince con un candidato politico. Cioè, Pisapia era un uomo politico, può raccontarci molte cose, ma era stato in Parlamento. Questo è importante, perché prima ci avevate provato con un prefetto incredibile, incredibile. Ci avevate provato con un sindacalista ugualmente incredibile. Ci avevate provato con un giovane industriale, che era una persona decentissima, fra l'altro un referendario, però ugualmente non credibile, e prima di allora ci avete provato con il sindaco i Baffi. Poi si è cambiato i Baffi dalla Chiesa, ma non possiamo raccontarci che fosse, come io dico spesso, un imprenditore politico. Si vince con Pisapia, che, intendiamoci, è un uomo che faceva politica, molto semplicemente, che si costruisce una campagna elettorale con fortissime dosi di politica e che vince al secondo turno, però ricordiamocelo bene tutti. Perché dalla parte del candidato di Grillo, che non passa al secondo turno, c'è una parte consistente di quei voti che convergono su Pisapia. Alla faccia di Grillo che diceva noi non siamo né destra né sinistra, gli elettori di quel candidato, i due terzi di quelli tornano a votare e votano Pisapia. Questo secondo me è anzitutto un buon segnale per il doppio turno, ma è un buon segnale anche per gli elettori di Grillo, cioè che posti di fronte alla scelta tra Pisapia e Moratti decidono che è meglio Pisapia. Certo, la regione si vota in maniera diversa, questo lo abbiamo visto, però ho l'impressione che, ma io non sono in grado di giudicare fino in fondo, che ci volesse un candidato molto più politico di Ambrosoli. Cioè, la persona è certamente una persona dignitosa, nessun dubbio, però ho l'impressione che per vincere le elezioni bisogna avere dei candidati politici. E che quindi quello non era il migliore candidato possibile, però i candidati non si inventano, cioè avendo perso bisognerebbe porsi il problema di come trovare il candidato per la prossima volta, perché nel frattempo il problema si presenta anche in Piemonte dove devono tornare a votare tra un po', dopo aver fatto dei casini incredibili con le firme, magari sarebbe anche il caso di controllare meglio questo tipo di operazione, e quindi bisogna trovare il candidato, molto semplicemente, ma bisogna trovare un candidato politico. I candidati si costruiscono, cioè nel senso che se li si sceglie due anni prima, li si può costruire in maniera efficace, non si vincono le elezioni, secondo me, con candidati improvvisati, oppure si possono anche vincere, perché prima ho eluso il tuo passaggio sui giornali e così via, sulle televisioni, ma secondo voi, la Polverini avrebbe mai vinto le elezioni in Lazio se Ballarò non l'avesse imitata una settimana sì o una settimana dopo? Cioè, lì quella era una candidatura perfettamente prodotta dalla televisione, nella fattispecie da Floris, che faceva il generoso, invitò anche una donna di destra e così via, perché rappresenta un po' tutti, ma quella era una creazione assolutamente artificiale. Dopodiché naturalmente era diventata visibilissima e poi si è dimostrata una donna incapace a governare una regione come il Lazio. Cioè, e anche questo secondo me è da prendere in considerazione. Quindi in Lombardia bisogna ricostruire la politica. E dato che si può vincere, si vince in alcune città, e mi auguro che si vincerà la prossima volta a Cremona, è chiaro che bisogna riuscire a costruire qualche cosa anche a livello della regione nel suo insieme. Escurso sul federalismo, perché la mia prima affermazione è di questo genere: per fare il federalismo ci vogliono i federalisti. E allora raccontatemi voi chi è il grande studioso, il grande vate, il predicatore del federalismo in questo paese oggi, o anche soltanto ieri, nel senso un anno fa, due anni fa. Cioè, il problema è che non ci sono i federalisti, cioè non è che possiamo pensare che Bossi avesse un pensiero federalista, non possiamo pensarlo, ma non possiamo pensare neanche che intorno a lui ci fossero dei federalisti. Non c'erano i federalisti intorno a lui, cioè l'ultimo federalista, attenzione, lo era davvero, era Miglio, ma Miglio era interessato soltanto al nord, a lui del resto d'Italia non interessava nulla. Una volta ero seduto di fianco a lui e gli ho detto: ho capito, il nord è la Padania, incertamente, non scherziamo troppo, perché la Padania è un termine che c'è, non è una cosa che inventate, il nord è la Padania, lo capisco. Dico: spiegami intanto per cominciare dove metti l'Emilia Romagna, e sotto il Po. Dico: ok, che cosa ne facciamo? Allora dice: la mettiamo insieme con le altre regioni da quelle parti lì. E la... io credo di aver aspetto. Stessa suoneria. E dici: cosa facciamo? La chiamiamo Etruria, la mettiamo insieme con la Toscana e l'Umbria e l'Alto Lazio. Dico: il resto? Dice: il resto non mi interessa. Ho detto: allora guarda, io ho il termine che potresti utilizzare, la Borgogna.
Lui è rimasto molto contento, ma non gli interessava quella parte lì. Emilio è uno federalista, come avete visto, non è che è rimasto molto a lungo dentro il movimento. Il fatto è che il federalismo deve essere ripensato e non è più possibile, se crediamo davvero alle parole e se crediamo davvero alla Giro Spinelli, il federalismo è quella cosa che si può fare in Europa, infatti è quello che si sta facendo con grandissima difficoltà. Il federalismo nasce dal basso, sono le entità locali che decidono di mettersi insieme e di dare del potere a un'entità sovranazionale o comunque superiore, perché alcune cose loro non sono in grado di farle e quindi hanno bisogno di questo governo federale. Così nasce il federalismo degli Stati Uniti, le 13 colonie devono difendersi dalla Gran Bretagna, cosa facciamo? Diamo potere a un governo federale, ci mettiamo insieme e così nasce il federalismo in Europa, cioè sono 6 stati prima, poi 10, poi 15 e oggi 27 e forse qualcuno in più in attesa, come si dice, della Turchia. Però tutto questo deve essere anche teorizzato, cioè non basta costruirlo, qui sì che hanno ragioni i critici, cioè questa è un'Europa senza, diciamo così, senza cuore, non c'è il grande predicatore europeo, Fidel lo Stato, nel caso francese Jean Monnet lo era stato, cioè, e persino gli inglesi avevano dei grandi federalisti, noi oramai non li abbiamo più, e certo se non li abbiamo a livello europeo figurarsi a livello italiano, però io sono, come dire, orgogliosissimo di un capitolo che scrivo dove il ministro Calderoli, il famoso ministro per le riforme istituzionali e per la semplificazione legislativa, risponde, vi ricorderete, Sartori ha combattuto una battaglia dicendo dici quanto costa, dacci i numeri, se facciamo il federalismo quanto spendiamo in pubblico, e Calderoli non ha mai risposto, allora io l'ho fatto rispondere qui spiegando che non era il caso di vedere su queste cose, ma il federalismo è una grande idea, ma cos'è i numeri, professor Sartori, ma proprio lei, così. E poi alla fine Calderoli aggiunge una frase che io trovo assolutamente fantastica, dice, ma professor Sartori, lei si è mai chiesto perché Amleto dice c'è del marcio in Danimarca? E la risposta di Calderoli è perché non c'è federalismo, professor Sartori.